Ma anche dopo ce l'aveva. Noi abbiamo creato altre occasioni dopo. Purtroppo due errori abbiamo pagato, come li paghiamo ultimi tempi, però io sulla prestazione non posso dire niente, perché non abbiamo fatto male. Entel ha fatto quelle due cose su errori nostri, su un calcio d'angolo a nostro favore, abbiamo perso la palla e su, anche lì su un rinvio lisciato abbiamo preso il secondo. Cose che succedono nel calcio e penso che con un po' più concentrazione si possono evitare anche quelle. Sì, abbiamo fatto meglio, abbiamo subito meno, io penso che a parte due gol Entella non ha creato problemi. Abbiamo giocato purtroppo anche su due palle che non dovevano dire niente, abbiamo subito gol da parte nostra. Qualche occasione in più l'abbiamo trovata, purtroppo tra il palo e tra errore di mira non l'abbiamo approfittato. Beh, fino all'ultimo minuto penso che era palla gol. Il palo di Mazzotta penso che era palla gol. Ce ne stavano stati altri. Quindi mi sei soprattutto sfortuna questa per la gara di Una questa sera. partita giocata così per forza è sfortuna. Sì, perché come premio è rimasto dopo Proietti Carraro e io penso che oggi era la partita dove si doveva attaccare un po' di più, visto che eravamo in casa e visto che avversario non è di prima scelta e gruppo anche un po' più offensivo, speravo che mi dà qualche cosa di più in avanti. A parte gol, penso che ha fatto anche qualche giocata importante. Io non ho detto di no, io ho detto che lo preferisco a mezzala. Ripeto, oggi non c'era Proietti, c'era o lui o Carraro. Per me, a parte l'esperienza, però volevo giocare più offensivo e lui è più offensivo rispetto a Carraro e ha più ritmo rispetto a Carraro. Carraro è play, proprio play. Ha fatto bene per quello che ha fatto finora con noi, nel senso che ha avuto problemi fisici, oggi ha tenuto, ha fatto bene, ha guidato, poi magari io vorrei impostare un po' più veloce verso su perché se diamo tempo all'avversario di mettersi a posto ci viene più difficile, quindi le giocate orizzontali da dietro penso che dobbiamo cambiare. Pettinare il capocannoniere, chi c'è? A Dybala lo lasci fuori la Juventus? Capocannonieri finché ci gira devono stare lì. Sì. No, ho sentito le voci che non lo faccio giocare perché si allena male, non è vero niente, ragazzo si è messo sempre a disposizione, lavora con un grande impegno. Ne abbiamo persi sei. No, però io devo dire, però due con il Frosinone che sta a 15 minuti, quindi significa che poi la squadra c'è. Io ripeto, questa squadra è giovane, deve crescere, deve abituarsi a giocare insieme, per ora giochichiamo, io penso che si può solo migliorare, non peggiorare e speriamo che anche lì sfortuna ci abbandona, perché a Salerno continua a dire che abbiamo preso gol al 90° su fuorigioco, però valgono. Però 10 punti, 4 punti sono veramente, cioè questi per sfortuna sono Vabbè, anche punti dallo scorso. speriamo che qualche fortuna sorriderà anche a noi.